Regione Bossola, oggi giochiamo in casa, direzione Bricpaglie, andiamo a ravanare un po' nel ghiaccio, su di qua, cercare un po' di neve. alle mie spalle, e poi vediamo come va. Ciao cagnone, stai pure lì. Dove vai? Ti sei fatto un amico? Vuoi un cane da compagnia? Tu stai qui, vai al ristorante. Andiamo a mangiare, vai. Non seguirci. Voi siete qui, perfetto. Allora l'idea è di fare il B11 e poi salire a Bricpaglie. 1859, qua siamo a circa 1000 metri. E qua c'è il nostro amico Momba. Di là. Partiamo. Casa degli Elfi. Qua c'è il ristorante, venite a mangiare e qua dietro c'è la spa. Questa è la strada del tracciolino che porta a Europa, strada chiusa, zona ville. Allora, Alpe al Burnero di sopra, Bricpaglie. Ciao cagnone. E con Rudy? Non puoi seguirci. Sì, non fa nessuna fatica. Ma più di noi, quello lì. Porca vacca. Ormai è un amico, io un po' cannato, adesso abbiamo trovato la strada, finalmente, eccola, un po' di ravanaggio, la prima ravanata del giorno. Andiamo su per questo bosco, siamo un tantino fuori traccia, ma cerchiamo di recuperarla. E ci parliamo. Facciamo il boscaccio nero, come il cane nero. Bisogna dargli un nome a questo animale. Io lo chiamerei Paglie. Inizia a nevicare. Va bene, piano piano ci avviciniamo, qui un pochino meno ripido. Tanto non fa freddo oggi, si sta benissimo. Giornata un po' nuvola, ma comunque direi che ha una sua bellezza. E qui allora comincia a esserci un po' più di neve. Allora, stiamo seguendo una poderale qui che poi ci porterà sulla sinistra, prenderemo il crinale e andremo là sopra, là in fondo. Alpe Costernale. Oh, cosa c'è? Cosa fai? Cosa c'è? Ti diverti te? Ti piace? Ti diverti? Ma sei un patatone sei, eh? Ciao! Ciao! Ma quanto sei bello! Allora qui ai piedi della collina il santuario di Graglia. E sullo sfondo tutta la città di Biella. Che
Giadis andrebbe subito a arrampicare su da lì. Da prima. Bunet! Cosa fai? Ma ti sembra una cosa da fare quella lì? Ma sei proprio un salame. Vai Paglie, vai. Dai Paglie, vai. Dai. Grande Zerbio. Bella questa scelta del brick Paglie, una cosa assolutamente semplice e straconosciuta, ma tutto sommato non è la prima cosa che ti viene in mente di fare, ecco. È molto più facile pensare di andare un camino, a un truc del Buscaiun, a un poggio frassati. Questo è veramente carino. Bella. L'ambiente è meraviglioso, non ero mai venuti di qua. Molto bello. Spiega un po' adesso. Adesso andiamo a Burnero di sotto. Non andiamo dal Burnero di sopra, giriamo a sinistra per la Poderale verso Alpone e poi da sinistra andiamo su verso il Bruttaglio. Insomma, guardate il bivio. Adesso abbiamo da una parte, andiamo verso la via normale del Burnero, Brippaglia e Mombarone, ma noi facciamo un giro diverso, andiamo all'Alpone di là. Ok, bene. Basso la 45, mi ho messo un'ora per uscire dalla stanza. Andiamo. Allora, ricapitoliamo un attimo. Siamo partiti dalla Bossola, dal parcheggio dove c'è il ristorante, e abbiamo preso il sentiero B11 in direzione del Brick Paglie. Ci sono varie deviazioni possibili e varie alternative. Noi ora stiamo andando verso l'Alpone, perché se andassimo dalla parte opposta verso gli alpeggi dal Burnero andremo a collegarci col sentiero B7, che è la normale del Mombarone che passa da San Carlo, e da qui mi sa che tra poco si inizierà anche a ravanare un po' più seriamente. Fantastico camminare qua, è incredibile quanto è bello. Fatto paradisiaco. Tira sui piedi. Qua si sfonda un po', qua si sfonda di brutto, che ravanata delle nostre, porco. Dai. Guarda dove c'è il cane, c'è una marca. Che bello qua il panorama. Molto molto bello. Incontaminato, non c'è nessuno. Vai. Un bel allenamento oggi. Qui si sfonda. Era un po' che volevo stancarmi così. Oggi è tosta. Oggi è una bella ravanata ultra top. È tosta qua. Che ravanata. Vai, vai.
Dai, vai! Che fatichiamo qua! Qua è da ninja! È giusto secondo te? Sì! Lasci stare! Basta! Ehi! Cosa muovi? Aia! Aia! Mi fai male? Oh! No! No! Basta! Aia, mi muovi col pace! Scendi se vuoi, vai! Dai! Allora, siamo appunto in questa cascina Nicoletto, abbiamo fatto una pausa pranzo. Allora, adesso andiamo da quella parte, cerchiamo di guadagnare la cresta là sopra e poi piano piano dovremo arrivare al Brick Paglia che è là sopra. Allora, la nostra salita finisce qua perché il cane non vuole più proseguire via. E ci sta impedendo di farlo, quindi evidentemente vuole tornare giù e il suo modo per chiedercelo è questo, quindi niente, scendiamo, torneremo la prossima volta, dai, pazienza, era abbastanza faticoso comunque proseguire, no? Sì, dai. Quindi va bene così. Ci accontentiamo, scendiamo. Siamo arrivati fino a questo punto, adesso scendiamo e così dai, magari andiamo, lui dai. Si tranquillizza, dai. Dai, andiamo. Dai. No. Vabbè, era un posto bellissimo qua, purtroppo però... C'è impossibile proseguire perché evidentemente lui non vuole più farlo. Guarda, vabbè dai ragazzi, questa è una lezione. Non è la prima volta che un cane ci segue. Mai partire se un cane ci segue. Lui è stato davvero amichevole e poi si vede che era stufo. Ma è impossibile a procedere, lui morde molto alle caviglie e mi ha quasi distrutto una ghetta e uno scarpone e mi ha dato diversi morsi, quindi penso che volesse comunicare il fatto che per lui era abbastanza. Quindi adesso è ancora qui che cerca di farsi rispettare. Io devo tenerlo un pochino distante perché mi morde. Va bene, dai ragazzi, andremo la prossima volta al Brick Paglia. E non è che scappa. Peccato perché abbiamo fatto una fatica pazzesca fino a questo punto e sarebbe stato veramente vicino a chiuderlo, ma non era possibile. Va bene, dai. Non ci sono problemi. Tra l'altro stavamo riflettendo perché noi non abbiamo animali, quindi siamo del tutto ignoranti in questa situazione. Boh, magari qualcuno ci può dare qualche consiglio su come avremmo dovuto gestire questa situazione, perché il cane ci ha seguiti di sua volontà e non penso fosse facile farlo desistere. E poi quando ha cominciato a diventare invadente probabilmente avremmo dovuto comportarci in un certo modo e non sappiamo come. Non so, se qualcuno ha qualche consiglio, anche qualche critica, chiaramente è gradita perché ne faremo tesoro, visto che in montagna ci vorremmo ancora andare. Brick Paglia, torneremo. Ti aspettavi una cosa del genere? No. Cane ci ha fatto tribolare. Pazzesco. Bene bene. Già era faticoso salire, ma con lui che ce lo impediva, che ci mordeva perché non voleva andare avanti. Voleva tornare giù. Adesso si è un po' calmato. Si è un po' calmato, si vede che voleva proprio tornare a casa. Va bene, dai. Ci godiamo comunque questo panorama. E direi che possiamo salutare, Rudy. Sì. Questo mezzo Brick Paglia si conclude qua. Un pezzo di paglie. Noi scendiamo con il nostro amico e ci curiamo le ferite perché qualche morso me l'ha dato. Ciao. Ciao ciao. Il cane assassino, il camion incastrato, i camion che si incastrano, penso che sia il massimo.